Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Italia. Ragazzi, come sempre, prima di cominciare con il gameplay, vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questo e anche tantissimi altri giochi scontati. In descrizione ci stanno i miei social, la lista delle mod che uso in questa serie. C'è anche in descrizione la lista delle mod che ho pubblicato io nel Mod Hub, quindi le mie mod. E poi mi raccomando raga, un'ultima cosa, se vi iscrivete al mio canale, e ovviamente spero che lo fate se non l'avete già fatto, ma se lo fate ricordatevi anche di attivare la campanellina, altrimenti non ricevete la notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora, bene, detto tutto ciò, sono andato un attimino a ritirare questo spargi concime che vorrei provare tra i filari dell'uva che abbiamo, ovviamente. Quindi sono un attimo venuto qua per poter caricare il concime, tanto ne abbiamo un po'. Eccolo là, va che bello, concimello. Allora, e mo ce ne andiamo, non mi ricordo, un momento. Ce l'ho il punto, ti pare che mi ricordo? Il punto sul 43, caspita, non l'ho ancora creato. Accidenti, vabbè, lo mandiamo alla letteria Matese e poi andiamo sul 43. Mi sono dimenticato di crearmi un punto. Produzione, letteria Matese e poi da lì si va là. Da lì si va là, là, lì, lì, ok? Bene. Allora, ho quasi finito di vendere anche la lattuga. Credo che me ne manca poca. Qualche pallettino. Ok. E poi per quanto riguarda le mie mod, ne manca una che deve uscire nel Mod Hub. Una, quella delle galline. Poi sono uscite tutte. Manca quella delle galline che deve uscire nel Mod Hub. Non lo so, un paio di giorni credo, una settimana e esce pure quella. Poi ovviamente sto lavorando, come sapete, anche ad altre mod. Però ne sto a fa una un po' complicata, eh. Ve la farò vedere perché se senza ombra di dubbio sto facendo la mod più complicata che ho mai fatto. E vabbè, ve lo posso dire, no? Sto lavorando ad un fornaio, un forno dove devi in pratica, dove si lavora da dentro, quindi devi scaricare manualmente un po' tutto, la farina, l'acqua, e devi mettere poi il pane nel forno, diciamo così, quindi insomma un po' una roba tosta, ma sto a buon punto. Allora, ovviamente poi ci farò un bel videozzo su questo, quando sarà più o meno un po' pronta vi faccio vedere una piccola anteprima. Per ora non è il momento. Allora, rimandiamo lui in farm. Abbiamo venduto tutta la lattuga. Tutta. Intanto sto venendo a prendere i liquami pian pianino. Vabbè, ne ho già presi un bel po'. Più che altro perché qua devo svuotare. Ok, allora, che famo oggi? Oggi pensavo, raga, mi sa che ho raccolto tutto. Oggi pensavo, raga, di comprare un terreno a legna, perché la legna in questa mappa ancora non ne ho fatta neanche un po'. Pensavo quindi di fare questo, perché riflettevo, boh, ma che famo mo sulla Italia? Che famo? Cos'è che non ho ancora fatto? Senza ombra di dubbio, ancora mi mancano ovviamente varie masserie, ma costano un botto di soldi e non ce li ho. Quindi ho pensato, beh, la legna è una di quelle cose che comunque dovrei pur fare. Quindi ho pensato, perché non compriamo un bel terreno a legna? Però magari, invece di comprarlo adesso, mi conviene far passare un paio di giorni, perché tanto abbiamo probabilmente molte altre cose da vendere, così possiamo fare un po' di soldi, perché siamo pieni di cose da vendere. Quindi sì, almeno una giornata la possiamo far passare tranquillamente. Almeno una. Almeno una giornata. Ma vediamo che c'è da vendere, perché sono pieno di cose da vendere.
C'abbiamo pane, c'abbiamo abiti da vendere, c'abbiamo assi da vendere. E chissà quante altre cose, non mi ricordo. Vabbè, oh, io mi faccio il debito e compro quello che devo comprare. Porca miseria, 500.000 euro costa. Eh sì, perché praticamente qui c'è anche la cippatrice, ma sinceramente io veramente tutto sto cippato non lo devo neanche fare. Anzi, quasi quasi compriamo questo pezzo di terreno a legna, costa poco, 140.000 euro. A voglia, perché qui c'è la cippatrice nella P per far cippato, ma sinceramente al momento non mi interessa. Cioè, spendo 500.000 euro giusto per fare un pochino di cippato, ma non ne vale la pena. Avanti, pigliamo un piccolo terreno a legna, va. Eccolo qua, 140.000 euro, mo' è tutto nostro. Allora, dunque, raga, abbiamo comprato sto terreno. Vogliamo tagliare un pochino di legna? Ok, allora, ovviamente l'ideale è prendere a noleggio il top del top del top, ovviamente, no? Giustamente, se dobbiamo fare un pochino di legna, qual è la più economica? 3,50. 3,50. No, cavolo, banane, quella non è quello giusto. 4. Un momento, mi sto confondendo. Quale prendo? Comazzo o la Ponze? Ma questa è lei? È lei, sì. Ok, via ma Ponze, 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 po po po. 22.000 euro. Ne varrà la pena? Speriamo. Allora, abbiamo preso la Ponze, Ponze, po po po. Allora, Ponze. Oh, aspetta. Ok. Prima, mi segno il 43. È quasi arrivato. Oh, è partito stamattina. Stamattina è partito, finalmente sta arrivando, eh. Finalmente. Mo segniamo qua. Questo è il campo 43. Mo me lo segno perché voglio assolutamente evitare. Non mi dire che sta passando per di qua. Allora. Ok, ora si ragiona. Allora, C43, finalmente me lo so segnato sto posto. C43 va nei campi. Ma quello dove va? Sento. Ah, Latteria Matese, giusto che dobbiamo. Ok. Allora, tu te ne vai dalle pecore, lì è in zona. Allora, questo è il macchinario con cui taglieremo la legna. Almeno famo qualcosa di diverso ogni tanto, vero raga? Latteria Matese dovrebbe essere appena arrivato. Where are you? Detto in inglese proprio. Poi te ne torni dalle vacche. La scarica. Ok. Ora, intanto che quello va, che dobbiamo tagliare un pochino di legna, intanto che quello va, noi ci occupiamo di un'altra cosa che non mi ricordo. Mi dovevo occupare di un'altra cosa. Boh. Ora vediamo, girando girando la troviamo. Così con il liquami andiamo avanti con la nostra produzione di legna. A parte mo che la tagliamo invece per conto nostro. Allora. Ah, sì, giusto, questo volevo provare, sì. Ma c'ha famo. Poraccio, fa fatica. Ma non è che mi ricordo questo quanto sparge. Mi pare che sparge un bel po', un 18 metri. Quindi da che filare posso partire? Sperando che ovviamente, perché dobbiamo ovviamente mettere fertilizzante, dobbiamo comunque insomma concimare. Non so se il periodo è buono per concimare. Spero che febbraio può andare. Speriamo.
Non è che ne sono sicuro, però ci devo pur provare. Vabbè che il concime qua è po è proprio pochissimo. Meno male che per di qua non dovremmo far fatica. Allora, fertilizzato 0, quindi ci si prova, raga. Beh, effettivamente copre 4 filari. Copre praticamente 4 filari. Beh, per terra si vede. Copre 4 filari. Oppure, vabbè, male che va, non mi faccio quei filari lì perché mi pare un po' uno spreco. Ovviamente devo cercare di stare dentro. Ok, non cammini più. Vabbè, comunque. Vabbè, facendo 4 filari, quanto mi sono consumato? Il 33%, ma anche di più. Allora, 4 filari fa. No, ne fa 5. Quanti filari fa? Intanto vediamo una cosa. Oh, alla grande, fertilizzato 50%. Questo è buono. Filari quanti ne fa? Boh. 1, 2, 3, 4, non lo so sinceramente, più o meno. Mi devo infilare per di qua, sperando che mo con sto peso posso lavorare meglio. Beh, all'incirca. A banane. Si scivola. Cioè, questo dis. Eccola là. Questo cavolo di dislivello mi spinge a destra da solo. E quindi. Quindi è schifosamente scomodo. Se sto troppo a sinistra, sbatto a sinistra. C'ha pure la ruota che neanche gira. Insomma, è faticosissimo, raga. Ci vorrebbe uno spargi concime, quello che è ancora più stretto. Va bene, in pratica ho fatto a malapena due passate, ma qui ho sprecato parecchio. Allora, è arrivato finalmente, eccolo qua. Allora, ovviamente mi conviene segnare qua. Qui mi conviene segnare. Segniamo proprio alberi. Dovrebbe andar bene. Allora, cominciamo col tagliare questo. O meglio, perché vi spiego, io ho creato, ricordate, la mod quella per la legna. C'è anche il deposito che ancora non abbiamo. Vorrei tanto mettere quel deposito per la legna. Produzione legname, deposito legname. Mi costa 80.000 euro ed è anche molto grande. 80.000 euro ed è anche molto grande. Silo. Produzione, legna, ma è grosso sto coso. A dove piazzo? Lo potrei mettere qui. Chiaramente c'è da livellare qua. Beh, dovrebbe auto aver livellato. Ok, abbiamo il nostro deposito della legna lì. Chiaramente togliendo un po' di alberi ci possiamo creare una strada per andarci. Ovviamente. Allora, sto cercando di capire come caspita funziona sto coso. Qua devi dispiegare la lama con quale tasto? Accendi. Cambia lunghezza. Dispiega con la Y. Ah, ecco. Taglio da 8 metri, magari.
Sì, ciaone. Ti pare facile usare sto coso? Allora, apri, no. Ok, allora sto macchinario, ma scusa, ma il tipo dentro non si dovrebbe girare? Apri, chiudi, assumi, apri. Come si gira il personaggio dentro? Non c'è il scritto da nessuna parte. Cos'è? Control B? No. Non c'è scritto con quale tasto giro il personaggio all'interno. No. Non lo so, raga, non so qual è il tasto per girare il... Non c'è scritto. Mi arrangio così. Allora, questo è il deposito che ho creato io con la mia mod. Possiamo però depositare la legna qua dentro e poi decidiamo che farci. Possiamo venderla come legna normale, possiamo trasferirla alla segheria. Ci possiamo fare un po' quello che vogliamo. Allora, tanto io la devo mettere qua. Sto macchinario proprio mega complicato, eh. Ok. A posto. Andiamo a prendere quello, che è pure lui molto scomodo. E una parola è... Allora, dovrei rimuovere gli alberi, quelli che stanno vicino al mio deposito. È che c'ho un albero dietro di me che sta a rompere le scale. C'ho dietro di me purtroppo questo ceppo qua. Devo ripulire la zona qua, così. Così siamo a posto. Allora, praticamente, vabbè, lo si gestisce da qua. Bene, devo semplicemente mettere la legna dentro e ci posso fare quello che voglio. Beh, effettivamente, che famo per ora? Depositiamo dentro e basta. Lasciamo in immagazzinamento. Potrei vendere la legna così com'è. Allora, prendi. Vediamo mo'. Ok, 6.700 di legna abbiamo messo dentro. Abbiamo una capacità di 1.000.000, così come anche il cippato abbiamo una capacità di 250.000. E vi ricordo, raga, che questa mod è anche per console. Quindi, se avete bisogno di un magazzino per la legna, è ottima questa mod. Però la legna, poi, io vi consiglio di metterla in distribuzione. Per mandarla alla segheria, perché altrimenti vi fa i pallet di legna, ma quei pallet non sono buoni per la segheria normale perché non li accetta. Quindi se volete mandare la legna in una segheria, lo dovete fare con la distribuzione. Allora, vado così a ripulire la zona vicino al deposito, in modo tale che ci posso fare magari una strada qua per questo deposito. Devo giusto rimuovere quest'albero, che è quello che mi dà più fastidio. E poi con calma mi posso tagliare gli altri di alberi. Ragazzi, se mi sapete dire in caso qual è il tasto per girare la cabina, perché ho provato tanti tipi di tasti, ma non mi si gira sta cabina. E io non mi ricordo quale può essere il tasto. Ok, vai. Ok,
Allora, ci abbiamo un altro pochino di legna. Oh, dove cavolo mi trovo? Me so perso. Mo' con la legna stiamo a 12 pallet, diciamo. Beh, 12.000. Allora, io avrei bisogno di una stradina che va lì, così in futuro ho una stradina. Questo è l'ideale. Allora, per costruire la stradina, prima faccio una cosa. Prima ci metto dell'erba, così tolgo l'erba quella persistente. Prima devo togliere l'erba persistente. E poi posso anche... Perché se no non sparisce. Ok, così cancello l'erba, quella che non si toglie. E ora posso invece mettere la vernice. Una vernice tipo... Questo è cemento, ci assomiglia, ci assomiglia. Che come potete notare, questo è persistente e non lo toglie, a meno che non faccio così. Ok, a posto. Mo abbiamo la nostra stradina. A posto. Allora, dato che sto macchinario a noleggio, ovviamente bisogna utilizzarlo, altrimenti pago per niente. Ok, e mo abbiamo il nostro bel deposito della legna con la legna dentro. E poi possiamo decidere che fare, se vogliamo fare pallet di legno e vogliamo vendere la legna, perché mo tanto la legna con questa mia mod la si può vendere, legna la si può vendere, alla segheria no perché i pallet vi dicevo non li accetta, però c'è il punto vendita legna che va bene e questo qui sell everything che va bene, la legna la si vende idealmente ovviamente nell'inverno. Quindi l'ideale è gennaio-febbraio, praticamente mo. Praticamente mo. Dovrebbe già avere un buon valore allora. 3.003. Volendo possiamo andare a vendere un po' questa legna che abbiamo già fatto mo. Perché no? Allora, e perché no? E perché no? Eccoci qua, raga. Con l'autoload che andrà benissimo. Se no uno li può prendere col muletto, ovviamente. Ma preferisco ovviamente l'autoload. Allora, dunque, clicchiamo qua. Qui si apre. Mettiamo la legna in generare. E mo' me fa i pallet di legna. Eccoli là che sono belli. Ecco qua i bei pallettini di legna. Li carichiamo nell'autoload. E questa è la mia mod, ragazzi. Se non l'avete già provata, ve lo ripeto, nel mod hub la trovate. Un gran bel carico di legna. Questa è tutta. Beh, volendo possiamo tagliare un altro pochino di legna. E così vado a farmi una vendita un po' più piena. Già che ci siamo. Basta pigliare un altro alberello. E vi ripeto, raga, che però il pallet di legna lo si può solo vendere.
Oppure lo si può riscaricare ovviamente qua, nel deposito. Se lo si vuole utilizzare il pallet di legna con la segheria, allora bisogna mettere questa legna in distribuzione dal deposito qua del legname. L'unico modo quello è. Allora. Ok, allora qua richiudiamo così non appare niente. Ok, allora si va. Va bene anche il cosiddetto vende tutto, cioè quello li compra. Andiamo a scaricare. Andiamo lì, sì, va benissimo. C'abbiamo il nostro. C'abbiamo un bellissimo carico di legna. Allora, eccoci qua. Andiamo a vendere la legna. Buono. Almeno ci siamo quasi ripagati il deposito. Meglio di niente. 62.000. Buono. Abbiamo ripagato qualcosina, dai. Buono. Considerando che ho tagliato solo un paio di alberi, mica tanti, ne ho tagliati 5 tipo. Beh, è buono come guadagno, eh. Cioè, non ci abbiamo fatto assi, mobili, però come guadagno non è male. Ed è un guadagno molto più facile dei mobili. Perché è un attimo. Carichi e vai a vendere. Va bene, ragazzuoli, io concludo che il tempo è volato. Spero vi sia piaciuto questo gameplay, raga. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione appunto trovate la lista delle mod, un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati e tanto altro. Ci becchiamo presto, ragazzi, ciao alla prossima! Thank you.